Sociosanitari e scuole dell'infanzia. La cosa più grave è difficile scoprire e perseguire questi reati, anche perché la maggior parte delle vittime non è in grado, in assenza di danni fisici o comportamenti che fanno presagire un disagio psicologico, di denunciare i propri aguzzini. Il problema, Ministro, esiste, non possiamo rimandare decisioni che rientrano nei doveri istituzionali e quello della tutela dei più deboli lo è. La ringrazio, Ministro dell'Interno, onorevole Angelino Alfano. Prego. Signor Presidente, l'esigenza che è prospettata dalla collega Vezzali è molto sentita e assolutamente meritevole di risposte adeguate per le quali noi siamo pronti anche dal punto di vista legislativo e su questo tornerò. L'attenzione, peraltro, per le persone vulnerabili e indifese costituisce una costante attenzione del Governo e il tema delle nostre forze dell'ordine e del loro impegno per quanto riguarda la polizia postale e delle telecomunicazioni, in primo luogo nel contrasto per esempio al cyberbullismo, alla pedofilia, alle truffe agli anziani, alle persone inesperte esposte alle insidie del web, è un tema di grande orgoglio per noi perché abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro. Il tema della registrazione delle immagini che pone l'onorevole Vezzali nei luoghi di cura e nelle scuole di infanzia, ancorché giustificata dalle ragioni deterrenza e di prevenzione, tocca anche elementi delicati relativi alla tutela della riservatezza delle persone che vengono ad essere riprese durante lo svolgimento della loro attività lavorativa. Ed è per questo che il Garante ha emanato alcuni provvedimenti che riguardano la videosorveglianza nei luoghi di lavoro e specificamente mi riferisco a quelli che nel 2005 sono stati adottati e confermati 3 anni dopo, proprio per individuare delle prescrizioni che possano o potessero evitare forme invasive di controllo a distanza, incompatibili, come è noto, con il nostro sistema ordinamentale anche sotto il profilo giuslavoristico. Nel caso evocato proprio dalla collega, quello relativo a una pronuncia del Garante concernente un istituto per l'infanzia, le osservazioni critiche dell'autorità di garanzia della privacy hanno riguardato la privacy degli stessi minori. Quindi intervenne il Garante a tutela della privacy degli stessi minori, cioè le apparecchiature di ripresa, e in quel caso si trattava di webcam, consentivano ai genitori di visualizzare a distanza non solo i propri figli, ma anche quelli altrui. Quindi la conclusione qual è? Che il tema è posto correttamente, che è un tema reale, che non mancano proposte di legge e che bisognerà realizzare un equo e intelligente bilanciamento degli interessi in gioco, cioè quello della sicurezza e quello della privacy, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e necessità che sovrintendono ad ogni forma di trattamento dei dati personali. Noi siamo pronti a un intervento anche legislativo in questa direzione e quindi ringraziamo la collega per lo stimolo che ci ha dato. La ringrazio, onorevole Vezzali, per dichiarare se si è soddisfatta. 2 minuti, prego. Ministro, l'ho ascoltata con attenzione e devo dire che mi ritengo parzialmente soddisfatta della risposta. La tutela della privacy, come lei ha detto, è utilizzata, ma molto sovente lo è in modo strumentale, anche perché mentre ci adoperiamo a difenderla, a parole, di fatto siamo tracciati, siamo spiati e controllati per ogni nostra azione quotidiana. Ma poi però non vogliamo farla valere quando a subire i soprusi lo sono i soggetti indifesi. Io credo che sia necessario il buonsenso e trovare soluzioni, come lei ha auspicato, che siano capaci di scoraggiare comportamenti illegali e tranquillizzare le famiglie che affidano i propri cari alle scuole dell'infanzia e alle strutture socio-assistenziali. Una società, caro Ministro, è civile se è capace di proteggere gli indifesi e gli ultimi e dobbiamo governare con la sensibilità e responsabilità del buon padre di famiglia. Io per